Buonasera a tutti e benvenuti a questa edizione dei Tasselli Ipogei 2023. Tre incontri per indagare non solo il nostro Ipogeo di Santa Maria in Stelle, ma anche più in generale il suo, il suo territorio, quello della Valpantena e quello del paese all'interno del quale l'Ipogeo si, eh, si colloca. Eh, questo è il terzo incontro di tre. Eh, per chi ha seguito i primi due sa che eh, quest'anno il, il Fil Rouge che abbiamo scelto è quello dei punti giusti, eh, in particolare di quel ramo della famiglia che visse appunto a Santa Maria Stelle a Vendri a partire dal, dal, dal 400. Eh, con noi stasera c'è eh, la professoressa Camilla Mileto, che, eh, ecco, che saluto. Buonasera, professoressa. Buonasera, buonasera. E siamo partiti con, con il primo incontro parlando del rapimento dell'Angiolina, questa fanciulla eh, che appunto venne rapita da alcuni esponenti dei Conti Giusti eh, di Stelle. E quel secondo incontro invece abbiamo parlato mh, delle ville che c'erano, ci sono a Santa Maria in Stelle e a Vendri, e questa sera ci concentreremo su una di, di queste, che è Villa Giusti, oggi di proprietà eh, Puttini. In particolar modo, del, cioè, la professoressa parlerà di, del palazzo eh, che è chiamato anche Ex Montagna, che era di proprietà di questa famiglia prima dei, dei Conti Giusti, eh, che conserva ancora mh, dei bellissimi eh, affreschi. Ecco, ci tengo a dire che. Eh, la, questo, questo appuntamento è stato organizzato anche in collaborazione non solo da Alcogeo Stelle ma anche dal centro di documentazione della dorsale preafita eh, di Montorio che è un centro che si occupa di raccogliere materiale storico e non solo e lo rende fruibile sul suo proprio sito. Eh, di fatti la professoressa Camilla Mileto si è ehm, laureata con una tesi proprio sul palazzo Giusti Puttini che potete trovare anche online su, sul sito del, del centro di documentazione e, peraltro ringrazio anche Gianluca Franchi ehm, che è stato un po' lui il primo che ha avuto questa, questa idea e, e tra l'altro questo è stato il primo, il primo dei tre incontri che abbiamo pensato però ehm, per Diciamo diversi motivi, è, 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 stato, è, è un po' il, la conclusione ecco, di questo percorso sui conti giusti. E la professoressa Mileto che è con noi stasera eh, è di origini veronesi, però vive da diversi anni in, in Spagna, e, eh, si è laureata appunto all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e poi ha fatto un master in conservazione dei beni. Eh, architettonici e una, anche un dottorato in architettura e restauro eh, all'Università Politecnica di Valencia, dove peraltro è eh, tuttora un professore ordinario. Ecco. E per cui vi lascio, vi lascio alla, alla sua ecco qua, vi lascio alla sua trattazione, che vi parlerà della, de, della Villa Giusti Puttini, in particolar modo di questo bellissimo palazzo che è tuttora esistente. Grazie. Bene, grazie. Grazie Elisa e grazie a Gianluca Franchi per, per questo invito a Ipogeo e al centro di documentazione. Volevo ringraziare anche Chiara Salvagno che deve essere la persona che ha fatto il mio nome a Gianluca Franchi perché francamente è da ringraziare che qualcuno si ricordi di te 25, più di 25 anni dopo no? De, di aver fatto un lavoro. Come vi ha raccontato Elisa, effettivamente il, il mio lavoro è cominciato come, come tesi di laurea, è cominciato nel 95-96, quindi parecchi anni fa, e si è concluso poi nel 97-98. Vi racconterò varie fasi di studio, l'unica cosa volevo iniziare con una breve, breve introduzione. E semplicemente per eh, introdurre un po' il fenomeno, so perfettamente che conoscete il fenomeno della villa veneta, ma ci servirà poi per interpretare un pochino il palazzo. La, le ville venete, come ben tutti sapete, sono una, un fenomeno specifico, diciamo, di, di un territorio che è quello della Repubblica di Venezia. È legato esattamente all'espansione e alla gestione del territorio per la, dalla, da parte della Repubblica di Venezia specialmente a partire dal quindicesimo eh, secolo e poi si sviluppa diciamo eh, fino praticamente a tutta la durata della Repubblica di Venezia. E, mh, la, edifici come ville, come ville venete, troviamo in tutto quella che era l'estensione della Repubblica di Venezia nei vari periodi e ogni villa corrisponde a delle esigenze concrete. Ovviamente abbiamo poi gli apici ben conosciuti di, di Palladio, di Scamozzi, ma ci sono moltissimi altri edifici di altro, di altro tipo, altro genere, altre strutture. La prima rappresentazione che abbiamo grafica di questo tipo di fenomeno è quella di Pietro di Crescenzi eh, del 1495, dove si, eh, si vedono già alcuni elementi eh, che realmente mh, sono di interesse, anche proprio in rapporto poi alla villa Giusti Puttini. Vedete che abbiamo un accesso a una, un primo cortile, a un primo, eh, un primo spazio attraverso una porta d'accesso, di, diciamo. Eh, sulla sinistra abbiamo degli edifici che sono gli edifici contadini, degli animali, sulla destra un forno, sul fondo quello che potremmo chiamare il Palazzo Domenicale o Palazzo dei Signori, eh, con un misto di elementi quasi tra il, la, il tardo, diciamo, medioevo e l'inizio del Rinascimento e eh, alla... Intorno, diciamo fuori da quello che è il recinto, abbiamo la torre Colombaia da una parte, il, con i campi intorno e i giardini con le, eh, le pergole o mh, quelle che possiamo interpretare come pergole del, del proprio giardino. E il, il fenomeno della villa effettivamente nasce legato al territorio, di gestione del territorio. Eh, le, I primi edifici possono essere quasi trasformazioni di antichi edifici fortificati, altri più tardi imitano addirittura castelli o edifici fortificati e alcune ville eh, le possiamo, eh, possiamo ritrovare, alcuni di questi, di questi palazzi eh, signorili legati a ville più di carattere realmente rurale, quindi ville... Più legate al territorio, alla gestione agricola del territorio, come è il caso di Casa Montagna, San Zeno in Montagna, o Casa Quaglia, o Casa Capra, e molte altre, eh, come per esempio Casa Quintarelli, anche a, a Negrar. E un pochino posteriori, o successivi, però su, più che altro legati a un altro tipo di modello, sono eh, dei palazzi signorili, o eh, palazzi diciamo di villa legati più a quello che potrebbe essere il modello del palazzo veneziano, e con la tipica distribuzione tripartita, con il salone, la grande sala diciamo, centrale passante, le stanze intorno e tripartito anche poi a livello verticale, quindi con un piano terreno normalmente più di servizio, un piano centrale nobile e poi la zona di magazzino del servizio nella parte superiore. Palladio eh, quando eh, costruisce le sue ville si rifà a questi modelli, tanto i modelli rurali, eh, dove ovviamente poi eh, diciamo, eh, li abbellisce, li arricchisce con elementi architettonici, con elementi decorativi, quanto ai palazzi eh, più legati a quelli che lui chiama i nobili veneziani, di fatto proprio nel suo trattato. Fa questa differenza tra quelli che sono i nobili d'entroterra e quindi le famiglie più legate al territorio, i nobili veneziani che usavano queste ville più come villeggiatura, però, comunque, non bisogna dimenticare che questi oggetti, per quanto signorili, belli e, e palazzi, sono sempre legati alla gestione del territorio. Entriamo rapidamente anche a vedere le cinque ville eh, che troviamo eh, della famiglia Giusti a Santa Maria in Stelle. Nella scorsa conferenza, quella di, di Monicelli, ehm, lui ha realmente spiegato il, con dettaglio queste cinque ville, per cui io non entro in dettaglio, solo passerò velocemente perché ricordiate quelli che avete assistito alla conferenza e quelli che no, perlomeno che abbiate un minimo di riferimento generale. Perché ci interessa questo fenomeno? È curioso come in un, un, un unico intorno ristretto eh, la famiglia Giusti eh, delle Stelle, poi delle Stelle, Giusti di San Quirico, poi delle Stelle, abbia e eh, costruisca durante una, un periodo di, mh, relativamente corto eh, cinque diversi edifici. Cinque diversi edifici che tra l'altro seguono le mode di ogni momento e quindi vediamo come... Un po' possiamo studiare attraverso questi edifici quasi la storia dell'evoluzione dell'architettura della villa. Ehm, le, cinque, le cinque ville, eh, quattro de, o delle ville o degli edifici proprietà de, dei Giusti, quattro sì, sono a Santa Maria e Stelle e uno a Vendri. E la villa Giusti Puttini, eh, che è quella della quale parleremo più a lungo, per cui non mi dilungo qua, è la prima... Eh, che entra diciamo, attraverso il matrimonio di eh, un Giusti, che è Lelio Giusti, con Zilia Campagna, che era la, la vedova eh, di Buonsignorio Montagna. Quindi entra, eh, diciamo, la famiglia Giusti entra a Santa Maria in Stelle attraverso questo matrimonio, ed è questo diciamo, l'inizio, il fulcro iniziale rappresentato in questa mappa che dopo studieremo con un pochino di dettaglio nel 1625, quindi abbastanza posteriore al, al matrimonio tra Lelio e Zelia che è del 1446, e, però che ri, ancora riprende diciamo, il, eh, la villa come possibilmente poteva essere anche all'inizio, lo vedremo dopo. L'altro elemento di cui ha parlato anche il professor Monicelli nell nella conferenza scorsa è il palazzo di Zenovello Giusti. Il palazzo di Zenovello eh, si costruisce eh, a seguito dell'eredità di Lelio Giusti. Lelio Giusti eh, muore nel eh, 1482, lascia la sua eredità a, ai due figli. Giusto da una parte e Zenovello dall'altra, i due figli sembrano litigare durante un tempo fino a che si, si mettono più o meno d'accordo, più o meno d'accordo sull'eredità e si spartiscono le proprietà non solo di Santa Maria in Stelle ma anche di, di altre, diciamo tanto di Verona come di altre, altre proprietà nel caso delle proprietà di Santa Maria in Stelle Giusto rimane con la villa Giusto Buttini e Zenovello rimane con una serie di terreni sui quali costruirà il suo palazzo. Palazzo che poi eh, viene distrutto nel 1675 a seguito di quel rapimento del, dell'angiolina da parte dei, degli eredi o dei, dei discendenti di Zenovello Giusti che eh, vi ha raccontato, se non sbaglio, Liana Olivi nella prima conferenza di questo ciclo. Eh, nelle mappe che vedete sotto, nel 1625 effettivamente il palazzo eh, che si vede eh, dall'altra parte della strada, quindi nella parte superiore, giusto nell'angolino eh, superiore a sinistra, c'è cioè un, un quadrato diviso in nove parti, quella è la pianta del, del palazzo, ehm, del palazzo di Zenovello che poi nella eh, mappa del 1683... Risulta essere il Palazzo delle Stelle distrutto, quindi, effettivamente, dopo la distruzione mh, caricata dalla Repubblica di Venezia nel 1675 a seguito di questo rapimento, continua poi nelle mappe successive, nel 1735-1798 che avete davanti, la, il, si continuano a vedere le rovine di questo palazzo. E sul, nella zona dove esisteva questo palazzo esistono ancora alcuni edifici. Alcuni edifici adesso sono stati restaurati. Le foto che io ho sono di prima del restauro, e uno di questi edifici è quello che avete davanti. E in questo quest edificio sono incrostati vari pezzi che provengono ovviamente dal palazzo di Zenovello distrutto. E questi pezzi di cornici, di capitelli, di, 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 di vari elementi architettonici poi ci saranno utili anche per l'interpretazione del palazzo eh, domenicale di Villa Giusti Puttì. Il palazzo di Zenovello probabilmente rispondeva a un modello eh, che prima abbiamo visto e che potremmo chiamare un po' di palazzo di città. Il fatto che la pianta sia più o meno quadrata e divisa eh, con, in questi set, nove settori ci lascia pensare che probabilmente avesse una struttura con una sala centrale e, e delle stanze laterali. L'altro edificio di proprietà dei Giusti, che tra l'altro ha una certa importanza giusto a partire dalla distruzione del Palazzo di Zenovello nel 1675, è la Corte dei Casali, ehm, che si trova un pochino, più a, un pochino più su, un po' più in là della, della chiesa di Santa Maria in Stelle. Queste anche sono foto precedenti al restauro, il restauro era solo iniziato. E in questo edificio, che, del quale anche ha parlato Monicelli la, la, nella scorsa conferenza, ehm, sono incrostati vari pezzi che probabilmente venivano dal, ehm, dal pro, del proprio palazzo di Zenovello. E, di fatto la famiglia, eh, la famiglia Giusti del Ramo di Zenovello si sposta a vivere in questa corte nel momento che distruggono la Repubblica di Venezia distrugge il palazzo. Altro edificio della famiglia Giusti è la Villa Giusti Bianchini, quasi in fronte diciamo, alla, alla chiesa. E si tratta di un, di un edificio composto da due elementi, uno del Settecento potremmo dire l'altro della fine del Cinquecento che è questa, questa loggia o barco con questi mascheroni e che evidentemente ci richiama a vari elementi, a varie altre logge eh, conosciute della storia dell'architettura eh, che attraversa diciamo, tra le, un po' tutto il Cinquecento, L'ultima della, della storia diciamo, è la Villa eh, Giusti Melloni a Vendri, costruita alla fine del Cinquecento, poi rimaneggiata in varie occasioni. Questa, questa villa ha una disposizione tipicamente diciamo, che, che prende un po' come, come riferimento le, le proprie ville palladiane, quindi con la sala centrale e tutte le stanze distribuite. Eh, ai lati della della stanza diciamo principale questo breve scursus sulle ville giusti ci serve poi per entrare nella eh, villa giusti puttini e capirla forse con un pochino più di dettaglio ehm, il mio studio vi dicevo ehm, comincia nel 95 e eh, comincia come eh, tesi di laurea tesi di laurea che ehm, Diciamo, ha come obiettivo studiare fondamentalmente l'edificio più della villa in sé, l'edificio quindi il palazzo domenicale, tanto attraverso eh, uno studio indiretto, quindi attraverso i documenti di archivio, la bibliografia, la, comparati la comparativa con altre ville, con le ville venete e via via, come attraverso lo studio diretto dell'edificio, quindi con un rilievo metrico, uno studio dei materiali, lo studio della stratigrafia, del degrado, i problemi strutturali e via via. L'obiettivo era conoscere il manufatto in tutti i suoi aspetti per poter poi fare una, una simulazione, perché evidentemente era una tesi di laurea, non era un progetto, per una simulazione di progetto di restauro. E nel tempo sono tornata sull'edificio in alcune occasioni, sembra quasi un ciclo, ogni dieci anni per qualche ragione torno sull'edificio. Concretamente nel 2007, eh, anche in quel caso per invito in, un, in una conferenza nel, in, a scrivere un capitolo di un libro su, su Palladio, ehm, sono tornata a eh, rivedere diciamo, l'edificio e eh, il, ho avuto l'occasione di eh, fare anche degli studi termografici che vi farò vedere dopo eh, i risultati un po' velocemente. Alcuni risultati di questi studi termografici. Successivamente eh, ho anche avuto l'occasione di continuare a lavorare sulla cronotipologia dei vani, del, del, delle finestre, delle porte, compararlo con altri edifici. Quindi ehm, diciamo sono tornata sul, sul lavoro. E ultimamente, ovviamente, per preparare questa, questa conferenza. E, mh, vale la pena anche commentare che, eh, quando io ho cominciato a studiare l'edificio, e quindi nel 95, c'era molto poco pubblicato. Fondamentalmente, c'era la pubblicazione di Dal Forno del 1987. C'era poi qualche suggerimento da parte dei, della Ferrarin che aveva fatto nel 1988 una tesi sulla villa Giusti Bianchini, anche questa tesi della, di Venezia, dell'Istituto d'architettura di Venezia. Ehm, che era la, la prima persona che, eh, cercando di capire qualcosa sulla lettera di Avogaro, del, della quale parleremo più tardi, era Aveva capito che non si trattava della villa né della Villa Vendri né della, né, né della Villa Bianchini, ma che si trattava della Villa Giusti Puttini. Successivamente, quindi già successivamente dopo il mio lavoro, eh, sono apparse altre pubblicazioni, quindi le pubblicazioni per esempio di Lodi nel 96, che poi in realtà è nel 98, quando si, si stampa. Lodi anche pubblica poi nel 2003, di Mollicelli nel 2008, e nel 2022, quindi sono poi diciamo, apparse altre cose per cui mh, io ho cercato di recopilare tutto, di rimettere tutto insieme e di farvi vedere un po' una sintesi dell'insieme. Il mio lavoro iniziale eh, trattava quindi in, diciamo, di una ricerca d'archivio basata fondamentalmente sui suggerimenti dati da Talforno in quel momento, quindi il recupero di tutti i documenti scritti, dei documenti grafici, del, degli alberi genealogici, il, le, comparare l'edificio con altri edifici simili, come vedete nella parte destra della diapositiva. Il rilievo, eh, ci tengo a dire che era un rilievo manuale, oggi per oggi useremo altri tipi di, di mezzi e sicuramente uno scanner tri tridimensionale, però in quel momento era un rilievo assolutamente manuale e mh, complesso, mh, per essere diciamo, precisi, che è un rilievo molto 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 preciso e evidentemente manualmente non è semplice, quindi è, è stato un lavoro piuttosto dettagliato. Sulla destra avete alcuni, eh, alcune mappe del, dello studio stratigrafico che avevo fatto all'epoca. Una parte importante del lavoro era stato lo studio dei solai lignei, tanto a livello di strutturale come a livello costruttivo, di dettagli costruttivi, decorazione e di, ehm, e di eh, degrado. Lo studio degli ambienti, dove per ambienti intendiamo un insieme di elementi eh, intorno a uno spazio, eh, dove gli elementi decorativi, costruttivi, e pavimenti, soffitti, le pitture, tutto, mh, tutto insieme definisce diciamo, l'ambiente. E poi una, una simulazione di progetto che era quello che vi dicevo, soprattutto diretta al recupero di alcuni ambienti concreti. Approfondiamo un pochino di più il tema dei documenti per vedere qualcosina, eh, diciamo, di più sulla, sui dettagli storici e concretamente, ehm, la prima notizia chiara o quasi chiara che abbiamo della villa è del 1445, è l'atto di divisione eh, dell'eredità tra eh, Zilia Campagna e Anna Montagna. Eh, rispettivamente la vedova e la figlia di Buonsignorio Montagna, ehm, che alla morte di Buonsignorio devono dividersi eh, le proprietà. Eh, a Zilia Campagna le tocca in eredità la villa che attualmente conosciamo come Giusti Puttini. E è una descrizione semplice, breve, che è difficile sapere con certezza che si tratta di quello ma sembra mh, abbastanza ragionevole che si tratti effettivamente della, della villa. Il seguente, il seguente documento è del 1446 ed è l'atto di dote di Zilia Campagna che va in moglie a Lelio, a Lelio Giusti. E dove si descrive un pochino più dettagliatamente la villa, e in questo caso sì, che è abbastanza evidente che si tratti eh, della villa Giusti Puttini, dove si definisce la villa come una casa, un edificio di muratura con tetto con coppi, con i, i pavimenti, con una corte, con una torre con, colombaia, con una, una peschiera, con un brolo, con una zona di alberi da frutto. Cioè, una serie di cose che effettivamente ci fanno pensare che deve essere la villa di cui stiamo parlando. Anche perché la maggior parte di edifici all'epoca, in realtà, mh, molti di loro non avevano neanche un tetto in, in coppi, la maggior parte avevano ancora tetti vegetali, perlomeno gli edifici non, non eh, signorili, diciamo, edifici tradizionali o edifici. Eh, legati al territorio altri documenti scritti tra i quali la divisione eh, dell'eredità tra Lelio e Zenovello nel 1488 dove si vede che la proprietà passa a per, no, tra, Lelio, scusate, tra Giusto e Zenovello alla morte di Lelio la proprietà passa a Giusto nel 1506 da Giusto passa al figlio, eh, figlio Gianfrancesco e qua potete seguire un pochino, diciamo attraverso l'albero genealogico, come passa da Lelio a Giusto, Gianfrancesco, Giusto un'altra volta, Giusto e alla fine Isabella. Isabella Giusti, eh, che ehm, nel eh, 1602 eredita dal padre Giusto la proprietà, e a sua volta nel 1622 la lascia in eredità al figlio. Il figlio è Vinci Guerra San Bonifacio. E Isabella Giusti si era sposata con Ludovico San Bonifacio. A partire da quel momento, eh, la villa rimane di Vinciguerra San Bonifacio eh, fino al 1696, quando la eredita il figlio Ludovico San Bonifacio. E abbiamo anche delle mappe, mappe, tra l'altro, di, di certo, un certo dettaglio e, e belle realmente. La prima è del 1625 ed è giustamente relativa a questa eredità di Vinci Guerra San Bonifacio. Vinci Guerra la eredita nel 1622 e nel 1625 si fa questa mappa. Mappa dove sono presenti tutte le proprietà di Vinci Guerra e la gestione delle acque. Queste erano mappe legate a come si gestiva l'acqua dentro del, del complesso. Un dettaglio dove vedete sotto la strada comunale quella che è la Villa Giusti Puttini e nella parte superiore il palazzo di Zenovello. Successivo documento è nel 1683 un'altra mappa che un'altra volta ridescrive tutto l'insieme, un'altra volta legato alla gestione delle acque. Vedete la, la villa Giusti Puttini un'altra volta e il Palazzo di Zenovello, questa volta distrutto. Poi entreremo un momentino nel dettaglio di queste mappe. Seguono con la mappa del 1735, quella del 1798. I catasti, quindi il catasto napoleonico prima che la identifica come proprietà di Ugoccione Giusti e il catasto austriaco che lo identifica come proprietà della famiglia Verdari con vari proprietari descritti tra il 1844 e il 1894. Attraverso tutta questa documentazione abbiamo più o meno i passaggi di proprietà, anche se abbiamo dei, dei vuoti qua e là che non sono stati francamente indagati, che probabilmente si potrebbe riuscire a riempire, ma mh, in, nel momento io non, non, non ho continuato diciamo, con la ricerca. Ehm, arriviamo poi a un altro documento, un documento di certo interesse che è la lettera scritta da Pietro Avogaro nel 1495, questo documento si conosce dagli anni 60, i primi che, ehm, che hanno, che hanno diciamo, ehm, messo in luce questa lettera eh, sono stati Avesari e Peebles, eh, nel 1962, eh, in quel momento eh, identificavano la villa descritta in ben 21 eh, cartelle, quindi 21 pagine manoscritte, la, eh, la collegavano con la villa eh, Giusti Melloni a Vendri. Successivamente, Marchi nel 1988 eh, la identifica con il palazzo di Zenovello. E la Ferrarin nel 1988, nella sua tesi, è quella che la, la identifica finalmente con il palazzo eh, Giusti Puttini. E poi Lodi nel 96 propone una prima traduzione del testo. Ehm, le, la, la lettera eh, è una lettera su, molto, molto dettagliata, come vi stavo dicendo, ed è abbastanza evidente che faccia riferimento alla villa Giusti Puttini. Di fatto nella frase che avete sopra, na, sopra a destra, eh, effettivamente dice che il, eh, Pietro Avogaro, che era un giurista veronese, eh, che tra l'altro è stato testimone nel 1490 in una delle diatribe tra, eh, tra Giusto e Zenovello nella divisione delle loro proprietà, dice di essere stato invitato da eh, Giusto, eh, figlio di Lelio, eh, nella sua villa eh, che chiamava Giustianum. Eh, a partire da lì comincia una descrizione, che dopo eh, vedremo alcuni, alcuni stralci, e una, una descrizione degli interni, de, de, delle stanze e via via. Non è facile ehm, unire la descrizione con gli spazi, non è, eh, non è una cosa immediata, eh, però comunque è abbastanza interessante leggerlo, soprattutto per capire come si descriveva diciamo, una villa dell'epoca. Dell Entriamo eh, più in, in dettaglio della, della villa nel suo insieme, poi vedremo la, il palazzo concretamente. E la descrizione della propria lettera di Avogaro del 1495 è abbastanza interessante perché in realtà ci fa capire che la villa, eh, la villa intesa come insieme, così come ce lo faceva. E ce la descriveva il proprio decre, Decrescenzi, cioè non la villa come edificio, cioè la villa come insieme degli edifici di servizio, le stalle, i forni, l'edificio padronale, i terreni, i giardini, tutto quello, tutto quello insieme è la villa, non il palazzo solamente. Effettivamente nella lettera che scrive Pietro Avogaro, della quale qua non avete una traduzione diretta, ma una specie di sintesi della descrizione che fa Avogaro, ci descrive e dice al recinto della villa, detto Giustianum, eh, che si trova al centro della vallata con un laghetto, delle fontane, dei giardini, si accede attraverso un portale di pietra, attraverso due cortili. Dove si trovano gli edifici di servizio con la cucina, i magazzini, la cantina, il forno, gli alloggi degli schiavi e dei servi. Dall'altra parte del cortile si trova il palazzo dei signori con le finestre delle stanze aperte a levante, guardando il frutteto e le montagne coltivate ad ulivi, e a ponente, verso una grande piscina dove nuotano e si nutrono i pesci, e dove nel mezzo Nettuno in piedi si offre agli spettatori. In questo capite che il, il palazzo che è il centro della lettera in realtà ha in, tutto intorno una serie di edifici annessi, giardini, elementi che compongono la villa. In questa mappa del 1625, dove si vede sotto la strada l'insieme della villa, in realtà la villa non sembra aver cambiato moltissimo rispetto alla descrizione del 1495. Se la vediamo in questa, semplicemente con degli elementi illuminati perché possiate vederli più velocemente, vedrete che effettivamente la, con la freccia rossa più grande si accede al, al recinto, una prima, una prima corte, da questo primo recinto a un cortile dove da una parte abbiamo gli edifici del Gastaldo, come si definiscono, e dall'altra abbiamo la l'edificio che identifichiamo come torre colombara o colombaia e il palazzo dei conti come descrive. Dopo il cortile attraverso un'altra porta si passa attraverso una pergola, una pergola che probabilmente è quell'elemento con le viti e le, la, vegetazione, la, la vegetazione che ci guida fino a una fontana. In fronte, e poi allo stradone degli dei cipressi, e invece nei due lati ha un giardino con, eh, con un, un, probabilmente con fiori o erbe o, o, o diciamo un, con un certo interesse a livello di giardino interno di conti, e dall'altra parte la, una, una peschiera. Praticamente tutto intorno abbiamo il parco, l'orto che vedete anche in, in verde scuro dietro il palazzo e il resto il parco. Nelle mappe successive, quindi nel 1683 e nel 1798, ci sono alcuni cambi nella struttura della villa. La prima è l'edificio che separa i due cortili, è quell'edificio trasversale che vedete prima, giusto prima del palazzo dominicale. Edificio che deve essere quindi è stato costruito dopo il 1625, che era la mappa precedente. Dall'altra parte vedete che sparisce il giardino, quel giardino più forse eh, diretto, diciamo, all'ozio de dei propri conti, perché viene occupato da una serie di edifici e dal loro intorno, che vedete giusto, affacciati alla, alla strada. In quest'altra quest mappa del 1735 la struttura è molto simile, ma appare la pergola. Se la vedete tra giusto i due cortili, si vede un elemento in croce che è la, la pergola vegetale che conduceva al giardino. Dunque, cosa ci rimane o cosa si aggiunge rispetto al 1625, quello che abbiamo in più fondamentalmente è questo edificio trasversale che si deve costruire tra il 1625 e il 1683, che è quello illuminato in viola nella mappa superiore, che è la mappa dell'attualità. Il resto praticamente è lo stesso. Abbiamo i due cortili, abbiamo gli edifici ehm, annessi, abbiamo il palazzo, abbiamo la, la torre Colombana. A livello di giardino eh, si mantengono praticamente i percorsi, tanto il percorso longitudinale che esce dal secondo, dal secondo cortile percorre la pergola e poi tutto il viale dei cipressi e il trasversale che giusto passa dietro del palazzo domenicale. Entrambi si conservano. Si conserva anche la peschiera, quella che vedete nella mappa superiore in azzurro, che è giusto dietro il palazzo. Invece, sparisce completamente la peschiera che era tra la, to la, torre, eh, la torre Colombaia e il palazzo. E che nei vari documenti che vedevamo prima, si eh, definisce nel primo nel 1683 come peschiera rovinata e nel 1798 come giardino. Quindi effettivamente. Va sparendo diciamo, quel, quell'elemento che, che ancora trovavamo nel 1625. E questa è semplicemente l'evoluzione dell'insieme: cambiano alcuni annessi, si aggiungono alcuni elementi. Quindi tra e eh, soprattutto, eh, soprattutto diciamo a partire dalla, dal 600, fine 600 e poi durante tutto l'Ottocento e il Novecento, però la struttura dell'insieme più o meno diciamo che rimane. Qui vedete alcuni elementi, il muro, siamo nella parte dietro, e il muro che divideva un cortile il cortile dal parco, la peschiera, questi elementi rimangono. Entriamo quindi nel Palazzo Domenicale e ve lo vediamo più in dettaglio. Il Palazzo Domenicale è complesso, è semplicissimo, sembra super, super semplice perché è semplicemente una pianta rettangolare con un tetto a due falde, quindi a capanna. Sembra una cosa molto semplice, però in realtà è un edificio molto rimaneggiato ehm, che ha vari interventi che fa, facciamo un po' fatica forse a... Capire esattamente com'era e eh, nelle varie fasi. Abbiamo tasselli eh, per riprendere il titolo del ciclo: tasselli eh, che facciamo un po' fatica a mettere tutti insieme, ma vi, vi porto in giro vediamo se mi seguite e vediamo cosa riusciamo a fare. La prima stanza, che forse è quella più, più conosciuta e eh, dalla quale si accede, è, è la stanza. Con eh, questi affreschi eh, dei quali ha parlato anche il professor Monicelli nella scorsa, eh, nella scorsa eh, conferenza. E ve ne parlerò più in dettaglio dopo, semplicemente e questo è, diciamo, l'ambiente eh, uno degli ambienti più conosciuti. E meno conosciuto, anche se è, è, è stato pubblicato, anche, è l'ambiente del primo piano centrale come un, una grande sala centrale della quale parleremo dopo perché ha anche la sua, la sua evoluzione e la sua complessità con un ciclo di affreschi che eh, percorre tre dei quattro lati. Nell'angoletto superiore come vedete abbiamo il famoso camerino, camerino ehm, che vedremo poi in dettaglio che ha dei de, una, una certa qualità anche proprio a livello pittorico e che ci, eh, ci aiuta nella datazione dell'edificio nel laterale eh, dal quale si entra giusto dalla, dalla facciata ovest quindi che non ha una connessione oggi per oggi diretta con il resto del palazzo si sì, l'aveva in suo momento come vedremo e si accede a questa stanza laterale con anche un ciclo di affreschi piuttosto interessante, ma molto, molto, molto degradato dovuto alla situazione di umida, umidità dell'interno di questa stanza che dà accesso poi alle cantine. Vediamo gli esterni. Dunque, degli esterni, questa è la facciata principale, è, una, è la facciata a nord. E non è comune che le ville abbiano la facciata principale a nord, normalmente hanno la facciata principale a sud. Però probabilmente questo è dovuto al fatto dell'accesso eh, de, dell attraverso la corte. Quindi, siccome si accedeva diciamo, alla corte da questo lato, poi la facciata principale dà alla corte. E, le altre facciate sono la facciata ovest, quella che vedete sopra a sinistra, la est sopra a destra e la sud sotto. Eh, abbiamo vari stemmi che ci aiutano nella datazione dell'edificio, lo stemma dei montagna nella parte sopra a, a sinistra che, ehm, che si trova nella facciata nord e lo stemma dei giusti che lo troviamo in tre del, ehm, dei davanzali della facciata sud. E poi eh, queste, eh, questi stemmi dei Giusti tra, diciamo, come nella parte superiore delle finestrine, che dopo vedremo, ehm, nella facciata est. Quindi diciamo, chiaramente, eh, esiste una chiara relazione tanto con la famiglia Montagna, come con la famiglia, con la famiglia Giusti. Se vediamo poi in dettaglio gli elementi architettonici, qui vedete nella facciata nord, quindi la principale, un, un portone d'accesso centrale, quattro finestre superiori e un portone laterale che possiamo più o meno eh, pensare che possono essere di uno stesso periodo, poi tre finestre eh, archit architravate e eh, probabil probabilmente sicuramente posteriori. E le, tanto il portone centrale come le quattro finestre superiori sono di, una certa, di, un, diciamo di un certo dettaglio, hanno eh, le fattezze di quello che potrebbe essere un'architettura o elementi architettonici de, um, della fine del 400, inizi del 500, probabilmente della, della fine del 400. E con un certo dettaglio e una certa perizia. diciamo, Non sono elementi poveri, ma elementi di certa qualità. E qui vedete il portale laterale della facciata nord e invece nella parte destra della diapositiva vedete la finestra che dà sulle scale, che è nella facciata eh, ovest, e questa bifora anche della facciata ovest che sembra un po'. Un rimaneggiamento di elementi eh, simili, quindi di finestre sembrano un po' le cornici delle finestre ritagliate per creare questa bifora. Se torniamo al Palazzo di Zenovello, vedremo che o, o i resti del Palazzo di Zenovello, vedremo che le cornici incrostate nella facciata del Palazzo di Zenovello e quale avete davanti. Hanno esattamente gli stessi profili che stiamo vedendo nella Villa Giusti Puttini. Che significa questo? E Giusto e Zenovello, come vi dicevo prima, si eh, dividono la proprietà del padre, quindi l'eredità del padre, a partire eh, dalla morte del padre nel 1482. Eh, riescono a gestire la divisione a partire a. Diciamo nel 1490, tra il 1488 e il 1490. In quel momento, Zenovello comincia a costruire il suo palazzo e contemporaneamente, probabilmente, Giusto eh, rinnova il, la villa che era proprietà del padre. Dico probabilmente perché no, ovviamente non abbiamo una certezza, però sì il fatto che questi elementi appa appaiano in entrambe le proprietà ci fa sospettare che eh, l'origine possa essere quella. Tra l'altro, come segnala il professor Monicelli, il, se guardiamo il palazzo giusti a San Quirico, quindi a, in via Scala, ehm, possiamo trovare una certa, un certo rapporto. Tra le finestre eh, del palazzo Giusti e le finestre della Villa Giusti Puttini. E le finestre nel piano centrale, come vedete, sono molto simili a quelle che abbiamo nel, secondo, nel primo piano della villa, quelle del piano superiore è molto, molto simile tanto al portale, al, al portale secondario d'accesso come alla finestra sul lato eh, ovest. E sotto vediamo un elemento che non abbiamo ancora visto nella Villa Giusti Puttini, ma che poi vedremo. Il balcone sul, sull'angolo anche può avere qualche riferimento alla Villa Giusti Puttini. Scusatemi, il, il palazzo è, è frutto della stessa divisione che abbiamo delle proprietà della Villa Giusti. Quindi il palazzo anche si divide tra Zenovello e, e, e Giusto alla morte di Lelio, e probabilmente si sa che eh, cominciano un'intensa un eh, rinnovazione del palazzo che probabilmente è contemporanea all'insieme e torniamo alla villa Giusti Puttini e sotto, la, eh, sotto quello che è lo sporto del tetto nella facciata principale abbiamo una cornice dipinta molto 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 persa, sbiadita ma è una cornice dipinta e non ne sappiamo, noi conosciamo l'entità, è sotto intonaci posteriori, sembra addirittura che ci siano due strati di intonaco dipinto. Bisognerebbe fare delle indagini ben fatte per, essere, per avere un po' più di dettaglio sul tema. E ringrazio Elisa che mi ha mandato delle foto aggiornate, le mie fotografie ultime sono del 2008 e quindi e nel frattempo... Eh, sapete che il tempo, eh, il tempo fa le sue, quindi piano piano gli intonaci vanno cadendo ogni volta di più e quindi scopriamo più cose. Tra le altre, eh, vanno apparendo alcuni elementi, come nel, nel cerchio che vedete a sinistra, che in realtà è eh, la parte sotto la finestra, la finestra superiore si inserisce quindi su un edificio che già esiste e si deve adattare. Alla muratura si fa un taglio, e si inserisce la finestra, forse si chiude un foro precedente, forse semplicemente si deve fare la parte inferiore del muro perché si ritaglia il muro e si deve avvicinare alla finestra. Una serie di rimaneggiamenti, però, evidentemente relativi all'inserzione della finestra. Le stesse cose le vediamo nelle altre finestre. Dove sempre gli inserimenti di nuova costruzione o di costruzione, diciamo del, che possiamo riferire alla fine del 500, inizi, ehm, scusate, fine 400, inizi 500, probabilmente in mano a, a Giusto Giusti, ehm, sono sempre fatti con mattoni. Nell'angolo a destra vedete che invece appare un altro tipo di elemento, è probabilmente un'angolata di pietra. La, la riga rossa che vediamo sopra uh, a tratti eh, segnala quello che potrebbe essere il limite della cornice dipinta: non ne ho la certezza ovviamente, però potrebbe essere, eh, si vede, si intuisce una linea eh, molto disegnata. E nella facciata nord è evidente, come vi dicevo, che si inseriscono anche delle finestre posteriormente. Qua vedete il dettaglio dell'inserimento chiarissimo di questa finestra su quello che era una muratura precedente. E abbiamo nella parte superiore, vedete chiaramente lo stemma dei montagna e nella parte centrale tra queste due finestre inserite dopo nella muratura. Abbiamo un elemento eh, che è stato ripreso da vari autori perché eh, sembra che possa essere un pilastro. Se ci avviciniamo e cerchiamo di vederlo più in dettaglio, vediamo che esiste una muratura chiaramente con diversi corsi, dove abbiamo un corso di mattoni, un certo corso più alto di, eh, di ciottoli, mattoni, ciottoli, mattoni, ciottoli. E nella parte superiore, mh, giusto sotto alla rottura dell'intonaco, vediamo che eh, comincia a esserci una ghiera, un arco probabilmente, di, eh, di mattoni eh, che cominciano a crescere nei giunti. Vedete che il giunto piano piano va facendosi ogni volta più grande per far girare i mattoni, i mattoni in un arco. Vedete un pochino quello che vi sto raccontando, quindi la linea del possibile pilastro e del possibile arco. Tutti vorremmo vedere qua un portico, non so se è un portico, un porticato. E, facendo delle prove a livello geometrico, con le misure esatte, e quello che ci risulta è questo: se prendiamo e cerchiamo di estrapolare il pilastro, l'inizio dell'arco che vedete sulla destra e eh, cerchiamo di mantenere la stessa geometria, questo è quello che ci risulta. Forse non è un caso che giusto sia centrato nel, eh, nello scudo dei montagna che abbiamo sopra. Potrebbe essere l'accesso dell'edificio dei montagna, potrebbe essere un'altra cosa, non lo sappiamo con certezza, però è lì e casualmente e geometricamente coincide. A tutti ci piacerebbe interpretarlo come un, un portico, vi dicevo. Mm, forse è il fatto stesso che gli stessi Montagna, anche se è un altro, un altro ramo dei Montagna, quello di, di San Zeno di Montagna, però erano famiglie abbastanza vicine tra di loro, sono i proprietari di questa, di questa villa, della quale rimane solo il palazzo. Palazzo che ha qualche carattere simile. Eh, il tipo di muratura, le angolate, il fatto che il portico di sotto sia fatto con un pilastro di pietra e poi mattoni, alcuni elementi che potrebbero ricordarci. Possiamo moltiplicare l'arco, il, il primo arco tre volte e fare un portico? Mm, geometricamente questo non funziona tanto, è un po' strano. Se lo uniamo funziona già un pochino di più. E tra l'altro geometricamente eh, ci cade uno sotto il, lo stemma e l'altro sotto una finestra, ma quella è una finestra eh, apparentemente di epoca giusti, e l'altro più o meno cade in un, nel mezzo. Se aggiungiamo un quarto, eh, dopo vedremo, entra in conflitto con il muro interno, quindi difficilmente esisteva quel quarto. Potrebbe trattarsi di qualcosa così? Potrebbe quella discontinuità che vediamo verticale, giusto in quel punto sopra il, il portale laterale, essere un'aggiunta posteriore di questa zona? È tutta un po' un'ipotesi. L'unica cosa di cui abbiamo una certa sicurezza è quello che vedete in linea verde continua. La linea verde discontinua è un'ipotesi, ovviamente, ed è l'unica cosa di cui più o meno possiamo essere sicuri, il resto è un po' ipotetico. Abbiamo fatto anche delle indagini termografiche sull'insieme per, eh, per vedere effettivamente se ci davano qualche, qualche suggerimento in più, in realtà eh, più o meno ci sta dicendo lo stesso. Quello che sì è interessante vedere o quello che mi sembra interessante farvi notare che eh, se lì c'era un portale, se lì c'era un portico, è stato chiuso con una muratura molto simile. Non è stato chiuso, eh, è stato chiuso mh, in mattoni, è stato chiuso con una muratura a sasso. Il portico entra anche in conflitto con l'interno, vi dicevo, il portico o la porta, e quell'arco entra in conflitto con l'interno, concretamente con gli affreschi della sala interna. Oltre che con il muro che vedete dall'altra parte, non è segnato, ma insomma c'è questo muro di spina verticale che entrerebbe in conflitto con il quarto arco, che pertanto difficilmente diciamo, potrebbe esserci. Passiamo alla eh, facciata sud. La facciata sud è un po' una cozzaglia, anche questa, di, di finestre. E quelle più rinomate sono le finestre con lo scudo dei giusti nel centro del, del davanzale, come vedete, ma è interessante come finestre posteriori, quella di destra è eh, senza dubbio posteriore, in realtà eh, creano una, un certo rimando tra gli, tra gli elementi. Quando inseriscono la finestra di destra, dipingono tutto intorno nella finestra di sinistra. Perché sia simile alla finestra di destra, la finestra di destra, sì che ha davanzale um, e tutta, tutta la cornice diciamo, di pietra, quella di sinistra non ce l'aveva e quindi glielo dipingono in giallo perché mh, sembri, sia parte di uno stesso insieme. Ehm, alcune finestre, tra l'altro eh, forse questa stessa finestra sotto la canna fumaria del camino della, della sala superiore, eh, è possibile che abbia rapporto con la finestra di destra. Su questa finestra poi si appoggia in parte un contrafforte probabilmente del XIX secolo. Eh, che fa parte di tutto un insieme di interventi strutturali eh, che appaiono qua e là. Ci sono vari chiavi di tiranti, capochiavi, come vedete nell'immagine alla destra della canna fumaria. Ci sono vari elementi che ci fanno pensare che effettivamente ci fossero dei dissesti importanti nella villa, che eh, nel XIX secolo si, si interviene a livello strutturale. Un'altra finestra che troviamo nel lato sud è quella di destra, che è piuttosto interessante perché il davanzale è molto simile, se non identico, a quello che abbiamo nel lato nord, in fondo in fondo, che di solito è dietro un albero ed è difficile, difficile vederlo nelle fotografie. I due davanzali sono uguali, la cornice non è uguale. E ci interessa vedere questa finestra perché una ha rapporto... Tra le due facciate, due a rapporto con le finestre del piano terra del Palazzo, eh, del palazzo Giusti di San Quirico, e tra l'altro con, la, con i segni di un'inferriata eh, un a cassetta, eh, un'inferriata quindi che usciva rispetto alla finestra, che vedete che è stata tolta, poi rimangono i buchettini eh, di quelle inferriate. E che poi sono state sostituite con delle inferiate posteriori. Quindi probabilmente questa finestra ha rapporto eh, con gli interni, con i dipinti, con la famiglia Giusti e via via. L'altra finestra, che è quella di sinistra, eh, è semplicemente un rimaneggiamento di de, una finestra simile. Se vedete nel foro eh, ne, ne, c'è una perdita dell'intonaco diciamo, rispetto alla spalla. Destra della finestra dove si vede un'altra cornice, un'altra spalla di finestra, in questo caso tagliata e rotta, alla quale anche, nella quale anche ci sono i segni di un'inferiata eh, un cassetta. Quindi probabilmente queste due finestre erano simili tra loro e probabilmente contemporanee. Continuiamo, andiamo sul lato ovest, ehm, dove abbiamo d'entrata un elemento interessantissimo, il, si tratta dell'angolata, l'angolata che è comune con il lato nord, l'angolata è stata costruita in continuità con il muro di, eh, di ciottoli però che a sua volta si appoggia a un'angolata nella parte superiore, si, se vedete, se seguite e le, le freccettine che vedete nella parte destra vedete che esistono, esiste un'angolata con dei conci di, di pietra eh, semisquadrati eh, ai quali si appoggia una muratura di ciottoli che invece è contemporanea alla spalla all'angolata all quindi esiste effettivamente un intervento in quest'angolo in quest del palazzo Grazie a Elisa che mi ha mandato questa foto dove effettivamente l'intonaco alla fine è caduto quasi per completo, possiamo vedere qualcosina di più. Effettivamente è scoperta tutta la muratura in ciotoli eh, del, di quell'angoletto che corrisponde anche alla finestra, quindi che integra l'angolata e la finestra della scala, e tutta questa muratura si appoggia a una muratura precedente. Le finestre, eh, tanto la finestra della scala come la finestra della bifora, hanno rapporto con le finestre della, della facciata nord, come vi, vi dicevo prima, anche se la bifora poi ha sofferto una serie di trasformazioni. E tra le altre il tamponamento de, di uno dei due occhi, che evidentemente è relativo alle trasformazioni ottocentesche della propria villa. Il poggiolo anche potrebbe essere una trasformazione ottocentesca, visto che il poggiolo probabilmente girava all'angolo simile al poggiolo della proprio, del proprio palazzo di San Quirico. Qui vedete il dettaglio della bifora con i rimaneggiamenti ottocenteschi, che tra l'altro. Se fate caso anche le cornici nella parte, diciamo, sopra a destra in alcuni punti sono state rifatte, rimaneggiate, un poco frutto di questo intervento probabilmente dell'Ottocento. Però ci dobbiamo fissare in un altro dettaglio che mi sembra di, di certo, certo interesse. E, mh, si tratta sopra la bifora, nella, nella, facciata, nella facciata ovest, si trova questo elemento, è una titoglietta di pietra sotto la quale si trovano queste eh, due archi, eh, due archi con il, la testina dei giusti nel centro, ma due archi che ci ricordano terribilmente eh, gli archetti delle finestre, delle finestre della, della facciata nord che vedevamo prima. Hanno le stesse rosette, hanno le stesse palmette, hanno le stesse cornici, e il, nel centro lo scudo dei giusti che non c'è nelle, nelle finestre di pietra e poi al lato dello scudo dei giusti dei falsi marmi policromi, quindi è un insieme di una finestra eh, dipinta. Se guardiamo sopra la, eh, questa questo tettoietta di pietra vediamo tre elementi, una finestrina centrale, e due elementi tamponati laterali, sono due fori da colombaia chiaramente, una finestrina centrale probabilmente che dà, dava accesso illuminava un sottotetto e due, eh, due fori da colombaia chiusi, tamponati. Se andiamo dentro vediamo la finestrina nel centro, uno dei fori di colombaia e l'altro è, è coperto dalla falda del tetto. Ancora, se ci spostiamo verso destra e eh, vediamo dei fori tamponati, vari fori tamponati, e la geometria di quei fori eh, è chiaramente legata a una, una zona di colombaia. E non possono essere fori da ponte, quindi legati alla costruzione perché sono troppo, troppo ravvicinati l'uno all'altro. Non sono modi di costruzione eh, perché realmente hanno l'architrave, i due elementi laterali, quindi sono chiaramente elementi di costruzione eh, di una colombaia, semplicemente fuori di colombaia. Grazie a Delisa ancora, questa foto del 2023 dove è caduto l'intonaco ci lascia vedere che questi fori arrivano molto più in basso di quello che avevo visto io, quindi fino quasi, almeno fino alla metà o fino quasi a tutto l'arco della bifora sottostante. Cosa potrebbe essere tutto questo? Sopra l'immagine che avete sopra a sinistra, eh, vedete un'immagine di, di uno dei lati o di due dei lati di Villa Capra Carré della metà del Cinquecento, dove si vede una colombaia, una colombaia con dei fori di illuminazione di un sottotetto. Probabilmente stiamo nella, nello stesso caso. Eh, però cosa succede? Eh, evidentemente c'era una colombaia, era un sottotetto e c'era una colombaia. Quando i giusti arrivano, eh, questo lato di accesso, eh, questo, questo è praticamente il lato d'accesso, quello che praticamente si vede quando si arriva alla villa. È vero che poi accediamo dal lato nord, però il primo impatto con il palazzo è giustamente questo lato. I giusti probabilmente coprono quella colombaia, hanno già la torre colombaia, non gli serve un'altra colombaia. Coprono la colombaia e dipingono una finta finestra. E un po' forse per dare il sen la sensazione che esiste un terzo piano, forse semplicemente per abbellire o per no nobilitare un po' questa facciata. Passiamo alla facciata est. La facciata est ha due finestrine, eh, due finestre, scusate, che sono uguali a quelle del lato nord. E sono uguali o contemporanee, sono molto simili. E però al lato abbiamo un elemento che un'altra volta, grazie alla caduta dell'intonaco, emerge. Sono spalle, qua lo vediamo, di una possibile finestra, una finestra che deve essere precedente una finestra dove le spalle sono di mattoni e la muratura è una muratura di sasso. Ehm, abbiamo applicato un'altra volta la termografia. La termografia non, non ci aiuta con quella finestra, è un lato eh, in, in ombra continuamente e un grande albero davanti, per cui è umido e difficile. La termografia... Ehm, un po' semplicemente per avvertire, a volte ehm, vogliamo vedere cose e le vediamo, quindi è utile ma è pericolosa allo stesso tempo, eh, potremmo vedere fantasmi che non ci sono, eh, quindi bisogna andarci con occhio, eh, però sì che appare nel lato sud una finestra, una finestra eh, con un archetto in una posizione eh, che, in cui non vediamo assolutamente niente oggi per oggi. Deve essere una finestra corrispondente a un assetto completamente diverso da quelli che abbiamo. Appare in tutte le foto, appare in tutte le ore. Eh, la termografia si fa di mattina, si fa di sera, si fa col buio, si fa con la luce, apposta per poter confrontare diversi momenti. Eh, in tutti appare la finestra, quindi è probabile che lì dietro, dietro quell'estrato di intonaco, ci sia effettivamente una finestra di questo tipo. Una finestra simile potrebbe apparire anche nella, eh, nel lato nord, però in questo caso nel lato nord eh, potrebbe non trattarsi di una finestra. Se vediamo la sezione dentro, che è quella che avete sotto, vedrete che nella posizione in realtà abbiamo eh, quello che è il camerino, il camerino dipinto che dopo vedremo, eh, con una voltina e una, eh, una, uno scalino un rialzo. E potrebbe trattarsi di quello eh? e non di una finestra, se no invece proprio di, del rialzo di quello che abbiamo dietro. Semplicemente il muro appoggia e siccome il muro e le strutture si appoggiano al muro di facciata, si leggono determinati setti. Quindi bisogna, quello che vi dico, bisogna stare sempre un po' attenti ed essere un po'... Eh, diciamo semplicemente non fare ipotesi laddove non abbiamo certezza. Questo è un po' l'insieme delle finestre, abbiamo finestre, porte di tutti, di tutti i generi, di tutti i momenti e di fatto, ehm, scusate, eh, qua identificate con vari colori che dopo ritroveremo nei vari periodi, e a queste finestre, quindi alle cornici, poi si aggiungono gli scuri. Eh, che fanno sì che si taglino, per esempio, i capitelli delle, delle finestre e si aggiungono inferiate o si cambiano inferiate. Esistono una serie di interventi, soprattutto, vi direi, durante l'Ottocento. Questa è un po' la cronologia di tutte le finestre, e vedete che è una bella cozzaglia. Eh? Eh, non so se sono frammenti o se sono. Eh, o, o cosa sono realmente o pezzi di un puzzle eh? però eh, sì che abbiamo un sacco di periodi un sacco di momenti quindi abbiamo elementi molto probabilmente precedenti al 1446 quindi corrispondenti all'assetto del palazzo durante la, quando era proprietà dei montagna una serie di elementi che potremmo eh, identificare diciamo con le prime fasi delle trasformazioni di giusti varie fasi delle proprie trasformazioni di giusti che poi vedremo in corrispondenza con gli interni e, e poi alcuni interventi successivi tanto del 600 come poi dell'800 e del 900 quindi una certa, una, una certa varietà di elementi che ci fa capire la complessità di un edificio apparentemente molto molto semplice. Credo che dobbiamo cambiare. Eccoci qua, perfetto. Grazie, passiamo agli interni e vediamo le strutture, eh, le strutture, eh, strutture lignee. Vi dicevo, l'interno è complesso, l'edificio è apparentemente semplice, rettangolare, con tetto a due capanne, in realtà se vedete i livelli è una cozzaglia di livelli, ci sono un sacco di livelli diversi, un sacco di strutture diverse, ci sono strutture voltate, ci sono solai, ehm, passaggi, elementi, quindi mm, è abbastanza complesso, non è semplice. E nel mio studio io avevo catalogato tutti i solai, tanto del piano interrato come nel primo come nel secondo piano e tutti i solai erano stati studiati a livello strutturale, a livello costruttivo, a livello di elementi, di decorazione, di pitture per cercare di metterli in relazione. Perché vi faccio un breve riassunto perché capiate un pochino l'insieme. E nel piano terra abbiamo fondamentalmente muri portanti. E le strutture sono strutture di murature e, e l'assetto è abbastanza semplice. Ci sono come tre muri eh, diciamo, eh, paralleli e, e poi eh, cioè in, in verticale li leggiamo e poi i muri di spina nell'altro verso. Il solai, quindi il, il solaio della sala d'accesso appoggia da, da muro a muro principale e poi i travetti. Tutti i solai sono biorditi, quindi tutti sono composti da travi principale, travetti, ehm, de, le, le tavole e i listelli che eh, sono i coprigiunti tra, coprigiunto tra tavola e tavola per evitare quindi la caduta della polvere tra una tavola e l'altra. E poi in alcuni casi tavolette che chiudono, eh, come vedete nei, nei disegni che avete a destra, tavolette che chiudono tra la trave e la, ehm, e la tavola. E, nel piano terra tutti diciamo, i solai sono simili, simili, nel senso a livello strutturale, tutti hanno queste travi e nella, in un senso, i travetti. Ehm, in perpendicolare solo che quelli diciamo della stanza ovest vanno ancora da eh, diciamo coprono sempre la luce più più corta sempre tutti i solai coprono le luci più corte ovviamente quindi sono girati i solai eh, di questa di questo piano vedete mh, rapidamente abbiamo nella stanza d'accesso un solaio eh, in realtà che è stato poi compartimentato e diviso e ridipinto nella parte di sinistra, quindi quello che è l'ambiente C, diciamo, avete il solaio sotto, il C, che è il solaio B che avete in fianco, però ridipinto posteriormente il solaio D, che è quello della cucina, che vedete sopra in violetta, è completamente coperto di fuligine, quindi abbastanza difficile da interpretare a livello decorativo, e l'E, che è quello dell'Ovest, vedete che ha dei eh, travetti, in questo caso, con finitura degli angoli a toro, travi e travetti a toro, e poi eh, una serie di decorazioni, dove probabilmente c'è anche una sovrapposizione di decorazioni. Nel piano superiore, la stanza a ovest, eh, che è quella identificata con la I, e segue esattamente quello che avevamo sotto, quindi eh, un solaio biordito con eh, le travette verdi, che vedete in questo caso, con le travi verdi e i travetti verde chiaro. Segue praticamente la stessa struttura sotto. La struttura invece che copre il resto del secondo piano è completamente diversa. È una struttura ehm, con quello che potremmo dire di ordito, però in realtà stiamo parlando non di travi, le rosse non sono travi, sono le catene delle capriate superiori alle quali appoggiano i travetti e poi il tavolato e il resto degli elementi. Se andiamo sopra, il tetto effettivamente è effettivamente un tetto a capriate, con capriate composte, con tre monaci, dei quali due. Eh, di nodo libero e uno di nodo incastrato. La capriata ha avuto vari interventi, per cui non è, non è mh, la capriata iniziale, ci sono state sostituzioni di elementi e via via, però nell'insieme diciamo che <ride> conserva abbastanza l'insieme di quello che era il, il tetto originale. Un'altra cosa è che il tetto sia stato cambiato completamente a livello di tavolato mh, e recentemente nel XX secolo. Se torniamo, eh, torniamo giù, in questo caso semplicemente perché lo vediate, queste sono le cantine, sono gli ambienti voltati, ambienti voltati eh, dove la volta è costruita eh, con sasso, quindi con una eh, muratura praticamente in continuità con, eh, cioè con una tecnica costruttiva quasi in continuità con la, con la propria muratura in sasso. Torniamo ai solai. E vediamo alcuni dettagli che ci possono aiutare alla eh, all datazione dei solai. Da una parte le cantinelle, quindi questi, ehm, questi listoncini, listelli che vanno da travetto a travetto e che servono come coprigiunto tra tavola e tavola. Le cantinelle sono tutte discontinue. Eh, in area veneta, le eh, cantinelle discontinue di solito sono a partire dalla seconda metà del 400. E troviamo anche eh, un altro elemento che sono le finiture a toro, quindi diciamo con, con ehm, gli angoli eh, lavorati a toro, tanto nelle travette come nelle travi, in alcuni solai, non in tutti, per esempio nel solaio B era quello di accesso, del salone d'accesso della, della primo piano non esiste questo tipo di trattamento solo esiste nella parte superiore e nella parte ovest Le, ehm, questi tipi di finiture sono di solito ehm, potrebbero essere anche dei primi proprio del 400 o della prima metà del 400 a livello di decorazione abbiamo varie decorazioni sovrapposte ehm, ci sono una serie di solai che hanno uno strato di preparazione, ehm, per esempio il solaio, il solaio della stanza d'ingresso, di, de, il solai della parte ovest, però potrebbero anche essere proprio strati di preparazione bianchi, questi che vediamo qui sul fondo in bianchi, che si sono anche dati dopo, cioè non è necessario che sia contemporaneo al solaio. E di fatto forse il caso più interessante è proprio quello del, eh, del solaio superiore, e quel solaio che appoggia sulle eh, catene delle capriate. È un, un unico solaio, però che ha avuto un unico soffitto, se volete, però che ha avuto una serie di eh, trasformazioni. Forse la parte più antica la possiamo identificare nel, giusto nella parte dietro, quasi la meno visibile, che è quella che avete a, sopra a sinistra, e dove la lavorazione è una lavorazione a traforo molto semplice, bicroma, che potrebbe essere forse la prima. Su questa decorazione bicroma è stato poi, ci sono state poi delle, delle ridipinture nel... nel eh, nelle stanze a fianco e lo vedete in fondo eh, sotto a, a sinistra dove si vede perfettamente che esiste un fondo che è quello a traforo e poi una ridipintura de, con una, de, dei rosoni centrali con i listelli in rosso con delle pitture posteriori però sopra la stessa decorazione che avevamo prima nel salone centrale quindi nella nella Piano superiore nel salone centrale troviamo ancora i, i travetti a toro con delle ridipinture in questo caso con degli elementi vegetali e invece le tavole potrebbero essere sostituite non ne abbiamo la certezza dovremmo fare più indagini però forse almeno alcune forse non tutte però alcune delle tavole sono sostituite ad ogni modo ridipinte le mensole sono di grande varietà, abbiamo mensole di vari tipi, e alcune si corrispondono con gli elementi anche delle porte o dei portali, altre sono completamente diverse, altre sono rimaneggiate, si potrebbe entrare in, una certa, in un certo, diciamo in molto più dettaglio in tutto questo. Questa è la classificazione di Solai che ci aiuta un pochino a... E a poterli ehm, localizzare a livello di datazione a datare, e tenendo in conto di tutti gli elementi, quindi tenendo in conto della struttura, della dimensione degli elementi, della decorazione, del, del tipo di lavorazione, della, degli strati di ridipintura, degli interventi posteriori, tenendo in conto tutto eh, possiamo datarli più o meno. <coughs> Abbiamo... Alcuni elementi eh, precedenti al, sicuramente a, al XV secolo, di un inizio proprio di un, di un primo edificio, che sono fondamentalmente la parte de, del, delle volte. E ci sono dei solai che potrebbero anche essere precedenti al XV secolo, solai probabilmente della prima metà del XV secolo, solai della prima metà del XV secolo con ridecorazioni posteriori. E, e via via. Eh? E qua avete un po' tutto il percorso dove, secondo me, appunto, la cosa forse più interessante è proprio quella ridecorazione del secondo piano, che è quello che avete in alto a, a destra, dove in realtà in una stessa struttura eh, si sommano vari momenti. Vediamo anche gli ambienti interni, gli ambienti, le decorazioni degli ambienti interni. Di cui eh, il professor Monicelli, nella scorsa, nella scorsa conferenza, vi ha fatto vedere già eh, parecchi dettagli. E passerò eh, abbastanza velocemente, però mh, credo che siano interessanti alcuni, alcuni punti. Il primo, il primo, la prima stanza d'accesso ha eh, affreschi su tre dei quattro lati. Il quarto lato è stato diviso da quella tramezza che vedete di divisione tra B1 e B2, i due ambienti, e una tramezza ottocentesca che ha fatto sì che si interrompesse diciamo, la continuità di quello spazio. Questa è la parete di fondo con questi affreschi, eh, tra, eh, diciamo con delle scene eh, dipinte tra un'architettura eh, un dipinta. L'interpretazione del professor Monicelli è già nel 2008 identifica alcuni elementi, quindi Alessandro Magno che doma il bucefalo alla presenza del padre Filippo, Gio Giove Giunone, il trionfo di Venezia, forse una Minerva e nel balcone forse i committenti. Nell'altro lato, quindi il lato eh, perpendicolare. Abbiamo ancora, secondo l'interpretazione di Monicelli, un Perseo e delle figure allegoriche, e dall'altro lato, quindi sulla facciata d'entrata, una Vittoria Lata. Alcuni dettagli, perché vediate che si tratta di, di affreschi di, di buona, molto buona fattura, molto squisita fattura, realmente non sono affreschi qualunque, sono affreschi di un, di un certo pregio. Non se ne conosce con certezza l'autore. E ci sono varie ipotesi, ma non si conosce l'autore con certezza. Vi faccio vedere alcuni dettagli perché credo siano interessanti per l'interpretazione degli spazi. Da una parte una, una, una mensola dipinta che vedete sopra il, il perseo, dall'altra parte il, nel centro la, la lunetta dipinta, cioè la parte dipinta e il, il quadro dipinto. E Ah, e corrisponde perfettamente alla porta sottostante. A eh, destra, una linea rossa marca una discontinuità. Forse lì poteva esserci un passaggio, una, 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 una nicchia, forse una nicchia reale, perché esiste un angolo, un punto di discontinuità reale. Forse quella è una nicchia non dipinta, se non una nicchia reale, forse dove c'era una statua, ma è assolutamente un'ipotesi. Dovremmo fare dei saggi molto più approfonditi per esserne sicuri. La mensola dipinta corrisponde esattamente alle mensole reali del, del Solaio, quindi contemporanee tra loro, tanto nella stanza principale come nella stanza laterale eh, che è stata poi ridipinta nell'Ottocento. Le specchiature vengono rotte da eh, due aperture. Il fatto che nell'altro lato l'apertura che vi facevo vedere prima corrispondesse esattamente alle specchiature ci fa sospettare che queste due aperture eh, siano aperte eh, dopo. oltre ad avere tutta una rifinitura di cemento intorno, che evidentemente ci lascia una certa sicurezza che questo sia posteriore, però in realtà esistono casi anche di interventi in questo senso però in questo caso all'avere sull'altro lato una corrispondenza con la porta ci fa sospettare che queste effettivamente siano aperte dopo un altro elemento curioso sono quei tre personaggi là sopra che guardano inclinati verso sotto e la loro vista cade in un punto in cui non ci sono affreschi in cui mancava la parete lì non c'era la parete non esisteva quella parete bianca che vedete oggi quindi stanno guardando qualcuno che sta passando di là o stanno guardando una nicchia? Entrambe le, le ipotesi sono possibili. E vi dicevo, il, la, la parete eh, esiste un tramezzo che interrompe la lettura del, dell'insieme di questo spazio nella parete di fondo e dall'altra parte anche. Questa è la parete d'accesso, quindi quella che è la parete nord, dove abbiamo solo due piccoli punti, una, una specchiatura con quella vittoria alata che vi facevo vedere che, che vi ho fatto vedere anche prima, e dall'altra parte, quindi a, a, a destra, un'altra eh, un figura femminile. Le specchiature in questo caso sono un'altra volta interrotte dalle finestre inserite posteriormente all'ambiente. All nel lato, eh, nel lato ovest della sala, eh, avendo fatto dei saggi, anche eh, si è visto appunto come l'intonaco dipinto continua eh, più in là di quello che è quell'altro tramezzo, quel tramezzo che vi dicevo che ci sono quei tre signori che stanno guardando se qualcuno passa di là. Poi effettivamente lì eh, mancava questa parete. Eh. Vi dicevo, ci sono varie ipotesi sull'autore sull di, di questi affreschi, eh, sono ipotesi avanzate da vari, da vari autori, eh, possono essere più o meno corrette, si è ipotizzato che potessero essere di Paolo Farinati, di Bernardino India, di Sigismondo De Stefani, di, di Domenico Brusa Sorci. Eh, io non entro nel merito perché non è il mio campo di specialità, credo che... Eh, Ogni volta ci avviciniamo di più e eh, probabilmente eh, poco a poco diciamo ci possiamo avvicinare per sapere chi può essere l'autore di questi elementi. Il professor Manicelli, l'altro nell'ultima conferenza, aveva fatto vedere questo quadro e ve lo ripropongo dalla sua pubblicazione del 2023 perché c'è un dato che mi sembra interessante. E secondo l'interpretazione che fa il professor Monicelli, nel centro abbiamo eh, Gianfrancesco Giusti, vestito di nero, vestito di rosso, alla sua sinistra Giusto, il figlio, e nel centro Antonio Frisoni, o oh, Gabriele Vimercati, eh, eh, cognati. Vi volevo far vedere una cosa, non so se è troppa immaginazione, ma quei tre committenti... Che vediamo in quella finestrino, in quel balcone, si assomigliano abbastanza a questi tre personaggi. Mm, forse è fantasia mia, forse è perché vogliamo dare un volto alle persone, forse perché abbiamo voglia di datare questi spazi, però è curioso che si assomiglino tanto e che la composizione non è uguale, ma è abbastanza simile. Sono tre personaggi abbastanza uniti tra di loro, tre uomini e mh, non hanno lo stesso ordine, non sono nello stesso ordine, però è abbastanza curiosa la coincidenza. E il solaio di questo di questo ambiente è della seconda metà del XVI secolo, per tipo di decorazione, per elementi, per tipo di mensole via via quindi corrispondente alla probabilmente a quello che potrebbe essere una datazione della metà eh, del 500 di questo spazio e poi la, la zona dello spazio tramezzato che è stata ridipinta nell'800. Quindi alcuni elementi sull'interpretazione di questo spazio, eh, che poteva, ovviamente era unico con il, lo spazio al lato, che poteva avere un passaggio o una nicchia nella posizione della freccia rossa a destra. Ci sono due elementi che ci rimandano a un altro ambiente. Uno è uno strato precedente degli affreschi, che vedete nella foto di destra, e l'altro che alcune delle tavole di questo solaio sono in realtà tavole riutilizzate che ritroviamo anche nell'ambiente eh, ovest della villa. Questo è l'ambiente ovest: si accede da fuori, non esiste un passaggio diretto, si accede da fuori, ed è l'ambiente che dà accesso poi alle cantine. È un, uno spazio affrescato su tre, eh, su tre lati, in realtà quattro, però è tramezzato anche in questo caso, e in realtà era unito alla scala, poi tramezzato in un momento posteriore. Qui vedete il tramezzo come interrompe il ciclo d'affreschi e vedete qualche dettaglio degli affreschi. Gli affreschi sono in gran parte eh, persi. Si sono persi per l'umidità e per le condizioni del luogo, però si può intravedere una, un certo dettaglio di scene di, di battaglia, di, di vestiti classicheggianti. E sono specchiature, un'altra volta, raccolte da elementi architettonici dipinti dove troviamo la cornice, che è quella cornice tanto sopra come sotto, simile a, o molto, molto simile a quella che troviamo come strato inferiore agli affreschi che vedevamo prima. Nella scala troviamo gli stessi elementi, eh, anche se è solo dipinto, potremmo dire che è solo una sinopia, perché rimane un piccolo resto eh, dipinto, il resto è solo la stra lo strato di preparazione. In realtà questo, questi elementi sulla scala ci fanno capire che l'ambiente era continuo e che la scala era dove oggi attualmente, quindi la scala era nello stesso punto. Studiando le porte della scala, le porte eh, hanno tutte, non sono uguali, eh, tanto la porta d'accesso secondaria come le varie porte che danno accesso dalla sala principale dalle varie rampe della scala sono simili, non sono uguali ma tutte potrebbero essere riferibili alla fine del 400 inizi 500 il solaio di questo spazio a ovest è un solaio ridipinto anche in questo caso dove dei motivi si, si ridipingono con motivi vegetali probabilmente un solaio precedente questo è un po' l'insieme dello spazio dove si integrava quindi la prima rampa della scala. Vi faccio vedere solo perché sappiate che esistono. La cucina o l'attuale la cucina, dove sul fondo abbiamo questo camino con un certo interesse, un camino, probabilmente cinquecentesco con un certo interesse. Il soffitto o il solaio è, è, era dipinto. È, Completamente nero per la fuliggine, ma era dipinto, si vede a controluce, si vede la pittura sottostante. I due, i due laterali sono, sono stati completamente intervenuti. Diciamo, c'è stato un intervento di rifacimento o di. Di ridefinizione, nel, probabilmente tra fine Settecento e l'Ottocento, per cui non vediamo nelle strutture, nei pavimenti, nelle, nelle pareti. Passiamo al piano superiore e cominciamo per il camerino che troviamo nell'angolo eh, superiore eh, sinistro quel camerino eh, che ha vari scudi, eh, come anche il professor Monicelli vi ha raccontato la, nella scorsa eh, conferenza, vi troviamo gli scudi lo scudo dei giusti, ovviamente due scudi dei giusti, la lo scudo della famiglia D'Arco e la scudo della famiglia Serego. In questo senso eh, si eh, potrebbe identificare questo camerino con probabilmente un... Un, un ambiente fatto dipingere da Gianfrancesco Giusti a partire dal 1506 perché perché eh, giusto giusti aveva sposato Laura d'Arco giusto giusti e Laura d'Arco erano i genitori di Gianfrancesco che aveva sposato caterina Serovo nel 1503 quindi esserci tutti gli scudi eh, probabilmente l'ambiente è stato fatto dipingere da Gianfrancesco perché a partire dal 1506? Perché lo eredita, eredita la proprietà nel 1506. L'ambiente ha una fattura piuttosto, piuttosto ricercata, piuttosto dettagliata, con un certo interesse. Un'altra volta un'architettura dipinta con pilastri e, e il, il, tutto il friso superiore, uno zoccolo di marmi, di fin marmi policromi. Qui vedete le, 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 i pilastri Dipinti con queste grisaglie e il fregio superiore con un certo dettaglio. Un fregio che in alcun momento si è, eh, si è messo in rapporto anche con, eh, con Falconetto, con le pitture di Falconetto per il tipo, di, di, per i colori, eh, con, con questi colori giallo e rosso su sfondo azzurro. Per la definizione, se lo vedete da vicino, la definizione dei dettagli è notevole realmente con questi grifoni alati, con questi vasi classicheggianti, cioè è un elemento di certo pregio e certo dettaglio. Lo zoccolo ridefinisce tutto l'insieme, il camerino ha, ingloba in sé la voltina della scala, le due voltine delle scale. Eh, perché in realtà la decorazione si adatta alla voltina della scala non è un elemento aggiunto la, la voltina e la scala e vedete che lo zoccolo gira tutto intorno e copre anche proprio la prim il primo scalino è corrispondente alle voltine, alla, voltina, alla prima voltina della scala e nella parte superiore della seconda voltina della scala eh, l'intonaco è rotto Lì c'è stato un intervento che vedete con, con il cemento nella foto di, di destra eh, di riadattamento di quello spazio per far passare al sottotetto dal quale, al quale probabilmente si accedeva da un'altra parte ma non sappiamo esattamente da dove. Qui vedete la, eh, la parte della, della finestra, l'unica finestra che c'è nel camerino e effettivamente il cemento che vedete sul fondo di rimaneggiamento di tutta quella parte. Nella finestra, nel sottoarco della finestra, eh, le lettere eh, Y e U o, o J e U di giusto probabilmente o giusti. E vi direi che eh, questa decorazione ehm, credo sia precedente alla decorazione del resto del camerino. Perché? Perché ci sono vari dettagli eh, su, rispetto ai quali il, il resto della decorazione si adatta e si integra in un, eh, cerca di integrare diciamo, questo elemento che esisteva. Probabilmente il, questa finestra è stata messa eh, da Giusto, probabilmente, e poi ridipinto il camerino da eh, Gianfrancesco. Stiamo parlando quindi della fine diciamo del 400 e inizi del 500 nel caso di Gianfrancesco. Alcuni dettagli di quell'elemento? Giusto in fianco del camerino. Il camerino è stato lasciato abbandonato, possiamo dire, nel momento che nell'Ottocento eh, si costruisce quel tramezzo eh, per creare un corridoio d'accesso a mh, una letrina. Che è quella che vedete nel fondo della, della fotografia, giusto nel centro della, della diapositiva. Il fatto che eh, la, si costruisse questa lettrina con, con questo corridoio, evidentemente ha lasciato completamente in scacco il camerino, che probabilmente prima in realtà era integrato in un'abitazione o in una stanza. Di una certa importanza. Il camerino ha una certa importanza e la stanza doveva averla. Della stanza antigua solo ci rimangono alcune, alcuni affreschi, che sono quelli che vedete nell'immagine, che probabilmente sono posteriori, potrebbero essere, potrebbero corrispondere a una ridecorazione e ridefinizione delle, dello spazio. Eh, forse nel 600, come alcuni autori hanno evidenziato. Atteguo a questi spazi il salone centrale. Il salone centrale è dipinto su tre dei quattro lati e con un ciclo continuo, è uno stesso ciclo di affreschi che si sviluppa sui tre lati. E ancora una volta un'architettura dipinta che in questo caso ingloba due le due porte, le due porte con una conchiglia nella parte superiore. Sono due porte di pietra, con il marco, con, con diciamo, la, le spalle e l'architrave di pietra, la porta poi è di legno. Tutto questo ridipinto di legno, quindi simil legno, per integrare l'insieme. Adesso vi spiegherò perché cosa. Però in questo caso queste due, queste due porte erano di pietra, di marmo, e tra le due porte, una specchiatura con un paesaggio, con una, certa, con una cornice, con una certa definizione, poi un paesaggio. La porticina che vedete si è aperta poi ed è quella che corrisponde a quel corridoio che porta alla letrina e poi al camerino. Sulla facciata nord eh, si integrano le finestre dentro della decorazione, quindi nelle specchiature, dove si mescola quella che è la specchiatura dipinta con il paesaggio della finestra. In un'architettura che continua un po' l'insieme che abbiamo visto. Nella parete di fondo, quindi nella parete sud, continuano le stesse specchiature con paesaggi, interrotto da questo tramezzo che si, che, che si costruisce poi nell'Ottocento, che interrompe la simultaneità diciamo, della lettura di questi due ambienti, dove però, nel centro, in rosso, vedete quella che era la situazione del camino. Che è chiaramente visibile dai propri affreschi e che poi corrisponde alla canna fumaria esterna. Qui vedete la cornice e, e questa cornice è molto molto simile alla cornice del camino che abbiamo di sotto nella, nella cucina. Alcuni dettagli del, di questi affreschi. E soprattutto il dettaglio più importante. Dettaglio più importante che non era conosciuto, che attraverso dei saggi avevo, avevo messo in luce nel, durante il mio studio, e che è una porta dipinta. Una porta dipinta uguale con la stessa con stesse, eh, insieme diciamo, con le stesse spalle, lo stesso architrave delle porte reali che abbiamo nella sala continua. E che tra l'altro, se lo vediamo in dettaglio, addirittura abbiamo l'infisso, quindi possiamo anche capire come erano le porte contemporanee in quel momento, quindi con questi listoni e tutti i dettagli della, della porta dipinta. Quindi, attualmente, il salone centrale è composto in realtà di tre edifici: l'immagine attuale che avete sopra a sinistra, perdono, da tre spazi. Una, una sala quadrata e due ambienti più piccoli che sono due stanze. Questa divisione è ottocentesca e interrompe quello che era una, un grande salone centrale con vocazione di salone passante alla, alla veneziana, potremmo dire, con sale laterali. 3 e 3 nell'immaginario, nella realtà 2 e 2. In realtà stiamo parlando di un'unica sala a un lato, quella che abbiamo visto prima, le scale, la porta delle scale e la, la porta dipinta che è quella che vedete in rosso nella ricostruzione. Sul fondo, nel lato sud, vedete in arancione il camino, quello è il camino della cucina. Non so se sia lo stesso cammino che l'abbiano spostato o era un cammino simile, ma è abbastanza plausibile che fosse qualcosa di simile. L'altro lato, il, il lato est, che è quello che vedete in azzurro nella ricostruzione, ahimè è stato completamente cambiato. Non è quello che c'era nel suo momento. Questo è parte di un intervento di ristrutturazione a livello proprio di struttura che si realizza eh, probabilmente nell'Ottocento, fine Ottocento, primi Novecento, sì che si ripiazzano in, in um, murature posteriori le porte, delle porte di legno che erano state fatte simili alle porte di pietra dell'altro lato. Quindi se vedete le moldure, le, le, tutto quello che è la decorazione è molto simile da un lato all'altro. Però, da un lato abbiamo le due di pietra e quella dipinta, e dall'altro sono eh, porte di legno. Ovviamente, tutto questo eh, come non, ovviamente ci fa eh, riferimenti a grandi edifici ben conosciuti dell'architettura cinquecentesca, come possono essere le, le, le ville palladiane, gli affreschi del Veronese. Ovviamente no, non possiamo fare un un paragone diretto, però sì che in questo vedete, per esempio, porte dipinte, false porte dipinte, che è esattamente quello che abbiamo nella villa Giusti Puttini. No? A parte questi paesaggi tra le architetture dipinte e via via, ma queste porte dipinte hanno una, una certa relazione con quelle che vi ho appena fatto vedere. Quindi stiamo parlando di una situazione in cui si stava cercando un assetto di un, una sala passante e un po' di stile diciamo veneziano o palladiano con tre porte anche se forse eh, non reali un cammino centrale però appunto con le trasformazioni successive che ha sofferto questa, questa zona dell'edificio gli, le, gli le, le stanze attigue eh, sono completamente coperte sono completamente scialbate e ci lasciano intravedere gran poche cose è solo un pezzettino d'affresco non ben situato in, in un angolino di questa stanza. Questa operazione corrisponde sicuramente alla ridecorazione che abbiamo visto dei solai, cioè quando si eh, ridecora completamente il solaio corrispondente alla zona centrale, che è quello che vedete dipinto in rosso e il solaio identificato con la F che vedete nella zona centrale che probabilmente si ridipinge giusto o se si fanno sostituzioni e ridipinture giusto nel momento in cui si cerca di eh, creare questo assetto centrale del, dello spazio superiore. Bene, con tutto questo mettiamo insieme i tasselli del, de, degli affreschi eh, di diversi momenti. Abbiamo affreschi della fine, del 500 inizio, eh, perdone, della fine del 400 inizi 500, degli inizi del 500 nel caso del camerino, della metà del 500 nel nell'accesso, nell nel piano d'accesso, nella stanza d'accesso, della seconda metà del 500 nel salone centrale superiore e forse del 600 nella parte eh, laterale eh, in quella scena di caccia. Per cercare di concludere, cerchiamo di mettere insieme tutti i tasselli, eh, tasselli, frammenti, pezzi di puzzle. Non è, non è semplice mettere tutto insieme. Non è semplice perché ci sono un sacco di eh, diversi, mh, diversi interventi. E, interventi eh, a partire da, dal 400 fino a tutto l'Ottocento, i primi nel 900. E proviamo a mettere insieme. Se mettiamo insieme e mettiamo insieme tutto, quindi se mettiamo insieme le finestre, i solai, eh, gli ambienti dipinti. E il, il, I pavimenti e gli interventi, qualcosa riusciamo a mettere insieme. Esistono, esiste un assetto probabilmente di un edificio molto più semplice, ehm, forse de fine 300, primi 400, con, che corrisponde al corpo nella zona sud de, dell'edificio. Quindi le, le stanze che vedete: B4, B3, B4, B5 forse la zona B6 anche, anche se può essere un po' posteriore, però potrebbe essere anche corrispondente, questo poteva essere o no, avere o no il piano superiore, forse, ehm, forse non aveva la parte davanti, forse semplicemente stiamo parlando di un edificio nelle, che però già in epoca dei montagna si completa con la parte davanti, quindi quella parte eh, che vediamo B1, B2, eh, sicuramente si eh, completa in epoca dei montagna perché abbiamo alcuni elementi in quella, in quella parte, come quell'arco, quell lo stemma e via via. Poi arrivano i giusti e a partire forse da giusto giusti, non direi da Lelio, però sì da giusto giusti, e si rimaneggia, si rimaneggia e si cerca di rimettere o di, di dare un altro, un altro aspetto all'edificio. Quindi si inseriscono finestre, porte, portoni, i portali. E probabilmente si decora all'interno di alcune stanze. Poi nelle fasi, probabilmente, di, di Pier Francesco, si finisce per decorare la parte del camerino e forse ancora in vita eh, Pierfrancesco. E si decora anche la stanza iniziale e poi gli ultimi rimaneggiamenti che abbiamo visto quindi nelle, nella sala laterale del 600 poi tutto quello che è l'ottocento che l'ottocento in realtà sono tutti i tramezzi sono gran parte dei pavimenti sono tutti so i, i, i controsoffitti sono tutte le ridipinture le imbiancature e tutti gli infissi tutte le finestre gran parte delle porte quindi in realtà abbiamo un edificio assolutamente stratificato. Mi piacerebbe poter trovare una relazione diretta tra quel primo edificio della prima metà del Quattrocento con la casa montagna, con la casa quaglia, con la casa capra. Ci sono degli estremi di rapporto, ma non, sono, cioè non, non, non riusciamo a fare un'ipotesi sicura al 100%. Quello che sì, che probabilmente possiamo dire è che l'assetto, la distribuzione era simile a quelle case di campagna inizialmente, quindi eh, si accedeva con, attraverso de, degli edifici, de, delle stanze longitudinali per accedere alle stanze retrostanti. Invece, poi successivamente, probabilmente alla metà del Cinquecento, si trasforma L'edificio soprattutto nel secondo piano, cercando un assetto più alla moda, quindi un assetto del secondo Cinquecento con questo salone passante e le stanze laterali. Ma si adatta all'edificio, per poi alla fine, nell'ottocento, tramezzare tutto e adeguarlo realmente a un uso più di casa di villeggiatura, no? Secondo quello che è stato per esempio durante il periodo dei Verdari, durante diciamo, la seconda metà dell'Ottocento, quindi con stanze più piccole, più maneggevoli, meno rappresentative, probabilmente però più utili alla, uh, alla, alla vita quotidiana. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, mi sono dilungata parecchio perché i dettagli sono tanti, volevo farvi vedere quanto più dettaglio possibile. E, e sotto, in questo schermo avete il mio email. Nel caso che abbiate interesse a farmi eh, domande o, o vogliate chiedermi qualcosa in concreto, sono a vostra disposizione. Grazie, Camilla. È stata cioè una trattazione abbastanza esaustiva. Aspetta. E vediamo se c'è qualche domanda e se no dato che è tardi eh, io comunque ci tenevo a sottolineare un paio di cose che, che hai detto ovvero dato il fatto che ne nell'arco di un chilometro eh, ci fossero ben sei ville cioè i conti giusti queste, eh, queste residenze e di cui una era, che era quella di cui hai parlato stasera era proprio il palazzo no? prima che venisse costruito il palazzo nuovo che poi venne distrutto e questo è interessantissimo anche la, la manifattura, anche discorso che gli affreschi no? sono di qualità elevata, ecco, questo, questo ci dice tanto sulla, sulla famiglia, ecco, è, è, molto interessante. E poi l'altra cosa che come dicevi tu, ehm, anche l'interesse un po' no? che, che dicevi eh, qualche anno fa, che hanno richiesto... Eh, riguardo, riguardo alla villa, e, e quindi mh, anche noi, noi quest'anno come gruppo guida abbiamo, abbiamo fatto anche un percorso mh, pro, pro, proprio sulle, sulle ville di Santa Maria in Stelle Vendri. Siamo andati a vedere da, da vicino ecco, quello che si può vedere. Ecco. Sì, eh, senza dubbio si tratta di un, di un oggetto con grande interesse, purtroppo non è, non, non è restaurato. No? E... Mm. Ad ogni modo è mantenuto che è già qualcosa, sì, sì. <ride> lo si mantiene mm. che sempre è qualcosa mm. l'ideale sarebbe poterlo restaurare, si potrebbero capire un sacco di cose di più sicuramente mm. facendo un intervento ben fatto, accurato mm. e, e andando piano piano no? togliendo quegli strati di, di, certo, di bianco realmente che abbiamo, in molti casi anche proprio in tonaco e quindi mm. non è neanche facile toglierli, non è semplicissimo però insomma si potrebbero capire molte più cose e mettere in luce probabilmente cose molto molto interessanti. Certo. Quindi magari, chissà, nel futuro. Eh sì, va bene, allora grazie, grazie alla professoressa Miletto che è stata con noi stasera, che si è collegata dalla Spagna e abbiamo apprezzato ovviamente l'intervento e ripeto sul sito del Centro di Documentazione Dorsale Preafite si trova... La, tesi, la sua tesi di restauro eh, del palazzo domenicale di Villa Puttini. E ringrazio appunto anche Gianluca Franchi e il Centro di Documentazione Dorsale Preafita. E arrivederci a tutti, buona serata. Vi aspettiamo per i prossimi tasselli Pogei quando insomma li, li organizzeremo. Grazie. Grazie, grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.